Radio UCI Focus. Ben trovati a un nuovo Focus Previdenza. Il congedo di paternità diventa strutturale. L'INPS, tramite il comunicato stampa di oggi, 18 marzo, fa sapere che a partire da quest'anno l'indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura stabile e non avrà cioè più bisogno di essere rinnovata annualmente. Il beneficio riconosce ai padri lavoratori dipendenti 10 giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi, nei primi 5 mesi di vita del figlio. L'indennità giornaliera è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione. Il beneficio è concesso anche ai padri, lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall'affidamento. Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità. Sempre entro il quinto mese dalla nascita o l'ingresso del bambino in famiglia, il lavoratore può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo con il riconoscimento di un'indennità pari al 100% della retribuzione, ma in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. Le domande di congedo devono essere presentate attraverso il sito internet dell'INPS oppure tramite contact center o enti di patronato. Se invece le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore la fruizione del congedo senza presentare domanda all'INPS. E da Giulia Cassone è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI.